In linea calcio 081 014 42 63. Domani partirà ufficialmente la stagione del Napoli. Una delle ultime, se non addirittura l'ultima squadra di Serie A che partirà per il suo ritiro, prima parte del doppio ritiro perché c'è Di Maro, poi 4 giorni di riposo, poi altra partenza il 24 di luglio alla volta di Castel di Sangro, dove ci saranno altri test amichevoli e la possibilità di rodare il motore nel migliore dei modi in vista dell'inizio ufficiale della stagione sul campo del Verona. E la Salernitana invece è già in Austria e procede con un percorso che è sicuramente diverso in quanto ad ambizioni e aspettative rispetto a quello del Napoli, però anche in casa Salernitana c'è grande ottimismo e la consapevolezza di poter recitare una parte diversa, ecco, più comoda, quantomeno, glielo auguriamo ai tifosi Granata nella prossima stagione. La priorità qual è in casa Napoli? È quella di blindare innanzitutto Kalidou Koulibaly. Ci sono in programma, ecco, in agenda degli incontri che potrebbero avere luogo proprio a Di Maro tra Ramadani e De Laurentiis. Ramadani che è l'agente del calciatore, che è legato anche da vincolo di amicizia al presidente del Napoli, che la sua offerta l'ha fatta, derogando anche alla cifra massima del monte ingaggi individuata, quella di 3 milioni e mezzo di euro, con un'offerta da 4 milioni a Koulibaly. Il presidente ha fatto capire, ecco, la disponibilità a ritenere questo giocatore il simbolo del nuovo progetto, anche il capitano del nuovo lustro. Ramadani per ora non ha incontrato De Laurentiis perché è consapevole che nel momento in cui lo andrà ad incontrare avrà due strade. La prima, prendere in esame l'offerta del Napoli. La seconda, presentare eventualmente al Napoli qualche offerta importante che possa solleticare naturalmente De Laurentiis per un'eventuale cessione, perché non è mistero che Ramadani abbia tra i propri obiettivi quello di portare il calciatore che rappresenta in un club di prestigio europeo. Al momento però di offerte che possano essere interessanti per De Laurentiis non ne segnaliamo, ad eccezione dell'interesse, eccezion fatta per l'interesse palesato dalla Juventus, che avrà da sostituire in un colpo solo sia Chiellini che il partente De Ligt. Però sul fronte Juventus, Koulibaly almeno per ora ha tappato le orecchie, nel senso che non vuol passare alla storia come Higuainato secondo. D'altronde, a parte le parole che spesso e volentieri per i calciatori sono di facciata, qui c'è una totale identificazione del ragazzo con la maglia azzurra e con la passione per il Napoli. Poi, per quanto riguarda le voci che abbiamo registrato ieri, che vedono protagonista il Bayern Monaco che vuole tutelarsi per sostituire Lewandowski, che avrebbe addirittura pensato di avanzare un'offerta da 120 milioni di euro al Napoli per Osimhen, non ci sono riscontri ad oggi. È chiaro che sarebbe un'offerta accolta di buon grado dal Napoli perché cifra mostra assolutamente non ricacciabile. Ma per ora, ripeto, non ci sono concreti riscontri. Così come non c'è nulla di concreto per quanto riguarda Paulo Dybala. A parte il gradimento nostro, degli addetti ai lavori e inevitabilmente dei tifosi del Napoli, perché Dybala Deulofeu, ecco, il primo, l'argentino ha 29 anni, lo spagnolo ne ha 28, l'argentino è giocatore che ha vinto tantissimo, Deulofeu non ancora, magari ci riuscirà proprio con la maglia del Napoli, però ecco, dovessimo giocare quasi con i pendolini della bilancia, io direi che la bilancia penderebbe, ecco, più dalla parte di Deulofeu. Per ora non c'è una totale intesa, ecco, tra le parti, tra Udinese e Napoli, però è un'intesa che potrebbe arrivare. Intanto Deulofeu ieri si è presentato al raduno dell'Udinese che ha già incominciato a lavorare. Meret è il portiere titolare per la prossima stagione, firmerà fino al 2027, si cerca il secondo portiere e Sirigu è sicuramente in pole position, ma c'è una bella distanza tra l'offerta del Napoli e le aspettative del calciatore, perché il Napoli offre 250.000 euro più altrettanti di bonus al momento della firma, Sirigu ne aspetta o ne vorrebbe 1 milione.
Ecco, quindi c'è una bella distanza ed è per questo che il Napoli sta controllando e sta dragando anche il mercato estero, valutando altri profili che potrebbero essere fare al caso, insomma, della situazione. E poi c'è da completare il parco dei difensori centrali e qui Leo Østigard è in vantaggio nettissimo rispetto alla concorrenza, è tornato al Brighton che lo valuta 5 milioni e il Torino è entrato forte su Østigard che però la volontà l'ha espressa chiara, il Napoli prima di tutto, quindi Leo Østigard potrebbe essere il quarto difensore centrale del Napoli e c'è un altro, ecco come cambia l'orientamento del mercato del Napoli, non più il Sud America, ricordate quando si andava con insistenza proprio a cercare nel mercato sudamericano, qui si è diventati insomma un po' svedesi e anche norvegesi per come il mercato del Napoli pare stia cambiando. Svanberg del Bologna è un altro prospetto molto interessante, scadenza 2023, giocatore molto forte e che è stato seguito con grande attenzione per tutta la scorsa stagione da Cristiano Giuntoli, rimane una bella distanza tra l'offerta del Napoli che potrebbe aggirarsi attorno a 7-8 milioni di euro e le aspettative di Sartori, che naturalmente gioca per i conti del Bologna e che invece valuterebbe questo ragazzo non meno di 15 milioni. Però non dimentichiamo che in quella zona di campo c'è ancora la vicenda Fabian da gestire, da controllare, da seguire giorno per giorno, ora per ora, perché può diventare purtroppo elemento e situazione di rottura in quella zona di campo. Per gli altri, insomma, Demme ha una legittima aspirazione a giocare di più e anche diversi pretendenti, no? Vedi la Fiorentina, ma anche oltre Manica, vedi il Leeds United e poi c'è un'altra situazione che il Napoli sta valutando, quella di Matteo Politano, che si aggiunge a quelle di Petagna e di Unas. Non sono identiche, non sono la stessa cosa, lo diventano soltanto per le aspettative economiche del Napoli, non inferiori ai 20 milioni nei casi di Politano e di Petagna, non inferiore ai 15 milioni nel caso di Unas, che però è in scadenza 2023. Ecco, questo più o meno ho fatto un riassunto il più veloce possibile delle vicende di mercato di casa Napoli, ma vado subito da Italia perché il Napoli domani si ritrova, quindi comincia ufficialmente la nuova stagione azzurra. Ciao Ida, ben trovata. Ciao Silver, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Sì, domani nel primo pomeriggio ci si ritroverà a Castelvolturno per i tamponi, prima di rito post vacanze e per le visite di controllo pre-ritiro. E quindi è un appuntamento importante anche perché potrebbero esserci delle novità, non parlo di nuovi arrivi di calciatori, ma di defezioni. Una annunciata, lo sappiamo, quella di Mister Baldini, l'altra probabile, quella di Mister Calzone, quindi di fatto se dovesse essere confermata anche la partenza di Calzona, si troverebbe Spalletti a iniziare la stagione con due collaboratori in meno, che insomma non è cosa da poco. Eh sì, e secondo te come la risolvono? Poi andiamo al telefono. Hai indizi? Io no. Allora, quello che possiamo dire è che diciamo, fino a circa 24 ore fa non filtravano, ma anche all'interno dei più stretti collaboratori di Mister Spalletti, notizie circa il sostituto di Baldini, perché si parlava di lui. Poi è venuta fuori, insomma, una notizia che però non è proprio una novità, perché diciamo nell'ambiente si cominciava a vociferare da un po' di tempo. Poi tu lo sai, noi abbiamo una serie di fonti, quindi ci confrontiamo e abbiamo anche fatto un po' di collegamenti su degli episodi che erano accaduti già in passato, per cui poi ci sono state delle verifiche trasversali, diciamo così, con ambienti slovacchi e ti posso dire che il discorso di Calzone è molto serio. Non dovrebbe, credo almeno, insomma, stando alle ultime notizie che ha avuto, aver già firmato per la nazionale slovacca, però non è una bufala. E quindi a questo punto io credo che domani sarà una giornata cruciale. Come possano risolvere il problema non lo so. Io, tu che potresti fare, Silver? Non so, io posso aiutare a mettere
No, così finita. no, tu no, tu no, tu saresti supervisor della comunicazione, daresti man forte agli ottimi colleghi della comunicazione. Io sarei a disposizione per piazzare le coppelle, sai, Quelle sono belline, sì, nel è vero, devo dire la percorso, verità. e poi magari per fare un po' di spinning con i ragazzi. Però ti posso dire una cosa, Sì. secondo me anche la copertura della vacatio ufficiale di Baldini non è da sottovalutare, perché si parla sempre dei calciatori che sono fondamentali, sono quelli che vanno in campo, ma ci sono dei collaboratori che hanno dei ruoli determinanti. Per esempio Baldini era l'uomo, tra le altre tantissime cose che svolgeva, delle famose punizioni, no? Ci ricordiamo tutti quanto il Napoli durante la stagione abbia lavorato molto su Sì. queste punizioni originali. Non è che nascevano dal caso, era Mister Baldini che faceva un lavoro di studio, poi le proponeva ad altri collaboratori della società per analizzarle nel dettaglio e poi li mettevano in pratica e sono valsi parecchi punti al Napoli. Quindi ecco, anche non avere un Baldini che lavora in quel campo non è una mancanza da poco, No, no, così no, è come vero. non avere un Lorenzo Insigne o un Mertens che te le buttano dentro sulle punizioni dirette, non è neanche questa cosa da poco, insomma. No, no, tu hai perfettamente ragione, Ita. Io poi ricordo quello che mi disse Baldini a Castel di Sangro, disse io col calcio avevo chiuso, cioè dopo l'Inter col calcio avevo chiuso ed ero in barca, stavo con la mia famiglia quando mi è arrivata la Vero, telefonata di Spalletti che negli anni, insomma, ha avuto già quando lui era allenatore, Baldini era difensore centrale roccioso. Non proprio con piedi educatissimi, ma di grande intelligenza, era un rapporto e una coppia molto affiatata. Poi ha vissuto questa sua esperienza perché lui mi disse all'epoca al Napoli non si può dire di no, evidentemente poi stressato, stancatosi anche lui in questa rincorsa alla Champions League ritrovata, ha detto vabbè, basta. Quindi è una scelta importante anche questa, così. Sì. Se Come quella di Calzona, di un dovesse sostituto. andare via, non è ufficiale. No, no, non è Mentre su ufficiale, però. Baldini, sì, no, però ti devo dire che abbiamo fatto un sacco di controlli, no? Prima di darle le notizie, noi le verifichiamo. E da più fonti ci è arrivata conferma sulla serietà della, quantomeno della trattativa. Poi vediamo che cosa accadrà. Due cose. Uno, beh, su Baldini mi sento di dover sottolineare come lui abbia poi espresso proprio il desiderio di chiudere con il calcio perché voleva godersi di più la La sua vita, la sua famiglia, famiglia sì. e anche poi quello che aveva accumulato, no, in questi anni. È bello che ci siano persone che non sono proprio ossessionati dall'ansia di prendere sempre di più, ma a un certo punto capiscono che è anche il momento di godersene. E uno, l'altra è la butto lì così, Silver, non c'è nessuna certezza, sto ragionando ad alta voce con te come facciamo quasi sempre, però coinvolgendo i nostri telespettatori. Ti ripeto, lo ripeto, non c'è nessuna fonte, nessuna notizia, è solamente un mio pensiero. Secondo te, Sinatti, che è arrivato anche grazie ai buoni auspici di Baldini, potrebbe essere anche un altro candidato ad andare via? Alla fine, cioè in maniera tra l'altro imprevedibile, imprevista, all'inizio di questa stagione sarebbe un bel guaio se accadesse. Io Sì. non riesco ad immaginare che un preparatore atletico molli la squadra così di punto in bianco il giorno del No. ritrovo. Però io ricordo che c'è un grande legame tra Sinatti e Calzona e quindi boh, chissà, Sai, no, vedremo. cosa penso? Perché noi stiamo, diciamolo ai nostri telespettatori, stiamo veramente ragionando ad alta voce e lo stiamo facendo in Assolutamente. diretta perché questo è un po' il nostro modo di fare e non ci dispiace nemmeno. Sai cosa mi ricordo? Mi ricordo quell'intervento critico, anche un po' polemico, del presidente De Laurentiis che ragionava sul perché il Napoli ad un certo punto avesse fermato i motori. Ti ricordi, no? Come no? Certo. Facendo il confronto con altre squadre, vedi Milan, vedi anche l'Inter, nei giochi di vertice che invece correvano molto di più. Poi, purtroppo, come succede sempre nel Napoli, quando è che si fermano i motori o rallentano i giri del motore? Nella Nel fase momento. decisiva, determinante della stagione. Può darsi che De Laurentiis abbia anche intrapreso un ragionamento interno o abbia cercato delle spiegazioni a quello che era stato al momento il suo modo di vedere le cose. Però
Però, ripeto, stiamo ragionando ad alta voce. No, stiamo ragionando ad alta voce, poi anche in questo io poi tenderei sempre un po' a sottolineare, noi poi non ci siamo sul campo, no? Cerchiamo per quanto ci è possibile, ma di capire, insomma, di avere un po' di notizie che filtrano. Però poi sul campo non ci siamo, all'interno degli uffici di Castel Volturno non ci siamo, all'interno degli campi di allenamento non ci siamo. E allora ti dico che poi bisognerebbe anche capire quanto delle scelte fatte sulla preparazione dipendano esclusivamente da un preparatore piuttosto che poi siano concordate con un allenatore. Certo. Parliamo di un mister di grande esperienza, grande carisma, grande professionalità e comunque di un preparatore che per quanto sia bravissimo e abbia fatto veramente cose incredibili con Sarri, poi non abbia questa straordinaria esperienza. E quindi vabbè, questi poi sono altri discorsi, li avranno verificati all'interno della società, avranno fatto delle indagini, avranno fatto delle verifiche. Io ricordo la famosa intervista in cui parlò lo staff di Spalletti quasi alla fine della stagione, nella quale Sinatti in maniera molto precisa e puntuale spiegò appunto quali erano le metodologie, insomma, che non avevano verificato mai dei cali di forma da parte dei E calciatori. questo è Noi dobbiamo importante attenerci a perché questo, sì. la risposta arrivò anche al Presidente in quella stessa sede, in quello Ovvio. stesso momento. Quindi vedremo in che modo evolverà questo percorso che ormai è breve, da qui alle prossime ore a Castelvolturno per ritrovarsi. No, poco fa dicevo che il Napoli è una delle ultime della Serie A a raggiungere le località del ritiro. Ieri ha cominciato l'Udinese. E si è aggregato De Ulofeu, cioè era regolarmente presente, fa parte del gioco naturalmente, prima che si possa avere certezza di un trasferimento o di un altro. Andiamo con ordine però, prima al telefono, pronto? Buonasera, Buonasera. mi chiamo Nino, Caro Nino, ciao. caro, buonasera. Allora, stasera vogliamo alto, Silver, parliamo di Djokovic-Sinner, il calcio lo mettiamo un po' in da parte dopo. Hai fatto bene a. Una partita, l'hai vista? No? Insomma, non so se Primi tu l'abbia due vista set tutta. ad altissimo livello, Altissimo. così come la convinzione immediata che non sarebbe finita lì. Bravo, stessa cosa ho detto perché Djokovic non gliela lascia. È stato anche forse avvantaggiato dal piccolo problema alla caviglia, ma non lo so. Sinner forse ancora ragazzino, Djokovic deve crescere ancora un po'. Ma Berrettini stava nel lato del girone di Djokovic oppure nell'altro lato? L'avrebbe incontrato Djokovic Berrettini Io se non si fosse fatto male? penso di sì perché ne parlavo prima in redazione con un altro grande esperto come Claudio Dominic. Sai che ti dico? Che questo è veramente Wimbledon dei grossi rimpianti per Berrettini, perché Berrettini in questa fase aveva i numeri Lo per sappiamo. mettermi Pare d'accordo. finito. Vabbè, Forse. veniamo alle cose più terrene, dai, perché insomma, visto che ci tocca sempre parlare del Napoli, a me mi è venuto in mente di rifare un po' la gag, te la ricordi l'intervista famosa di Gianni Minà a Troisi quando vinse il primo scudetto? Dice, tu come lo vieni a dire? Sì. Avete già detto che, no, siccome già hanno parlato di Ronaldo a Napoli, di Bala, Keylor Navas, io ti faccio una domanda, ma di De Bruyne si è già parlato a Napoli? No, ma può No, darsi è arriverà. Mahrez? È Mahrez? Può darsi arriverà anche lui. Pure, no, perché ci mancano solo loro? Perché poi effettivamente con Ronaldo che loro una passaporta o no? Che dici? No, Cioè, mi sembra che un po' la solita storia. Guarda, io ho 66 anni, seguo il Napoli. In realtà, quando ero bambino, ero un tifosissimo di Omar Sivori e quindi ti fa vai me per quelli lì. Poi, appena Può Omar fu succedere. trasferito a Napoli, io diventai ovviamente tifoso del Napoli e quindi ci sono rimasto. Però veramente, non so, io, ma poi i giornalisti che ci stanno a Napoli, molti sono gastroenterologi. Perché io mi ricordo di aver letto, insomma, mi pare sul Corriere dello Sport, Mandarini oppure Giordano, che li cito perché sono anche tuoi ospiti speciali, Certo. che parlavano di mal di pancia di anguissà. Ma questi giornalisti gastroenterologi, come fanno a sapere queste cose, il mal di pancia? Ma è passato il mal di pancia anche chissà, perché Se, ne hanno parlato un mese aspetta, fa. aspetta, Nino, mi aggancio. Italia, è passato il mal di pancia a anguissà, Perché? del quale devo dire Allora, qualche spiffero era arrivato anche a noi. sì, beh, Vai, Ida, che fa parte dei lo avevamo giochi. raccontato, insomma.
il ragazzo aveva voglia, insomma, di incassare una promessa fatta, no? Relativa a un premio che doveva avere e che poi invece non era stato erogato almeno fino a quel momento. Ma quello che è fondamentale, adesso io non so se gli sia passato, mi auguro che gli sia passato il mal di pancia, ma la cosa fondamentale è un'altra, è la risposta della società a 4 anni di contratto con noi, non ci interessa Sì, niente. ma Quindi voglio assolutamente, però dire, alla fine è appunto tutto a il posto, consenso. però voglio, non devo difendere nessuno, No, ma soprattutto io lo i dicevo in maniera colleghi scherzosa, intanto, straordinari certo. che hai nominato. Però quando un giornalista ha una notizia deve darla. Io No, vorrei che ma a volte assolutamente no, ma si crea un po' di confusione intanto nel tifoso perché l'ho sembra detto quasi che ce le in inventiamo le tono abbastanza ironico. Tra cose. Certo. l'altro ho dimenticato di aggiungere Caiazza, che pure l'ha scritto su Roma, di questo mal di pancia. Quindi, no, ma è proprio il sensazionalismo che si dà a certe notizie che poi alla fine, insomma, sono Bolle, piccola cosa, sono sono bolle. rana caprina, insomma, non, vabbè. E comunque niente, questa campagna acquisti che non c'è stata fino adesso, a parte i due che abbiamo comprato, prima che finisse il campionato, sia il georgiano che il colombiano. Per cui ci sono stati 2 mesi in cui si è parlato del nulla e di tutto, che poi da un punto di vista filosofico alla fine è tutto uguale, il nulla e il tutto. Non Sì, so se sì, andiamo ad analizzare. sì. Niente, io ho fatto questa telefonata giusto perché avevo visto Djokovic, Sinner, Voglio, scusami se ti mi ero interrompo, consolato, Nino. come si dice a No, Napoli. Dimmi, dimmi. scusami se ti interrompo. Voglio citare Peppe Casamento che scrive, dice: ma secondo me Djokovic ha perso il primo set per un eccesso di presunzione. Siete d'accordo? Sei d'accordo? In caso contrario sarebbe stato 3 a 1, 3 set a 1. Djokovic è il numero uno, non ci, Non ci cioè, piove. dopo Federer, no, aspetta, Federer, prima cosa perché non gioca più oramai, non A penso che ottobre torni. gioca a Basilea. Vabbè, ma è difficile ritornare a questi livelli dei primi Sì. tre, insomma, e poi è sconsolante pure vedere che Nadal, all'età che ha, insomma, è il primo vincitore di Grande Slam. Cioè, voglio dire, i ragazzi dietro ci sono, però non riescono ancora a sorpassare i grandi, quindi È vero. qualcosa ci sarà. Djokovic è un po' presuntuosetto perché gli piace il bello, gli piace bearsi, però insomma la partita è stata bella. Io penso che sia stato un po' danneggiato Sinner per la caviglia, ma Djokovic è ancora troppo forte per il ragazzo che ha Djokovic, qua, 19 anni. Quanto sai, c'ha Sinner? Nino, sai qual è il discorso? Che quando i campioni, un po' come il paragone che si può fare tra il ciclista fenomeno Certo, e il grande, come no? quando aprono la valvola, cioè, Non ce n'è per nessuno. perché gli altri tengono un livello al massimo e forse oltre le loro potenzialità, quindi Sì. sforzando, con il motore sempre sotto sforzo. Quello che per un Djokovic piuttosto che per un Inou Sì, è guarda, normale, capito? hai Cioè, detto una cosa. Allora, Ma anche per io i calciatori, Silver, farà anche per i differenza calciatori, questo, è certo, anche assolutamente. per certo. Ma la differenza è questa, proprio tra il fuoriclasse con la F Bravo. maiuscola è grandissimo e pare che sia l'assenza dello sforzo. Cioè io ricordo vivissimo di Mark Spitz che vinse 7 medaglie d'oro su 7 alle Olimpiadi di Monaco. Io ero un ragazzino, avevo 18 anni, nel 72, anzi nemmeno, ce ne avevo 16, se non ricordo. Sì, voglio dire, vinceva le gare apparentemente senza sforzo, come se quando Maradona dribblava o lo faceva Pelé o se ne scappavano e facevano 50 metri con palla a piedi, sembrava che lo facessero in, come si dice, in supplenza, Surplus. no? Come si dice anche nel ciclismo. E questa è la differenza col fuoriclasse. Invece ho visto, per esempio, Fer, sì, ne ha vinte 25 di medaglie, 57, non so nemmeno quante capite, però non mi ha mai dato la stessa impressione che mi dava Mark Spitz con quei baffoni. Vabbè, tu sei un No, ragazzo, no, ma quindi lo te lo ricordo, ricordi Spitz? cioè lo ricordo nel senso che ho rivisto Hai poi visto i le filmati? immagini perché non c'ero ancora. Certo. Vabbè, comunque, insomma, ci siamo detti poco rispetto al calcio perché, francamente, fino al 1º settembre non ci sarà, secondo me, ci sarà niente da dire sul calcio. Anzi, commenteremo i risultati dal Ferragosto in poi. E Sì. naturalmente, il 15 agosto alle 18:30 stiamo a vedere la partita. Questo perché qualcuno ha detto: diceva, ma chi se le vede le No, partite no, no, la del Ferragosto? vediamo, la Quelli che vediamo. non vanno in vacanza, oh yeah, dicevano gli annacci. Quelli che, ok, oh yeah, Sì, si la vedono la vediamo, la partita a Ferragosto. vedremo.
Vabbè, Nino, un abbraccio, Vabbè, grazie. buon lavoro, buon divertimento e speriamo di sentire qualcuno che ci faccia un po' sorridere dopo. Speriamo. Grazie, grazie, grazie a te. Ciao. Ciao Nino. Allora, un po' di messaggi. Mare Chiaro sono due top nel loro campo, come lo è De Nicola. Ricordiamoci cosa fecero nei 3 anni di Sarri, quindi il riferimento è a Calzona e a Sinatti da parte del nostro amico. Allora, Irene scrive: Silver, con mio sommo rammarico sui social parolacce bruttissime che fanno male. Ah, quindi qui sulla pagina Facebook di Canale 8, dammi subito i nomi, segnaliamo a Minervini e finirà come nel 2006. Tac, sarete cassati, cioè saranno cassati i rei di questa condotta spiacevole. Poi se lo dice Irene, ragazzi, state in guardia. Pino Azzardo, la mia paura è che con un presidente del genere scappa anche il controllore della Cumana. Ma io penso proprio di no, Pino. È interesse del presidente in testa che le cose vadano bene. Quindi io sono, da questo punto di vista, da giocatore di 3-7, sono tranquillo. Posso dire una cosa? Vai. Mettiamo il calo. Allora, Baldini lo abbiamo raccontato. Baldini è un uomo di una certa età che a un certo punto ha deciso, non è andato a lavorare da nessuna altra parte, ha deciso che voleva smettere con il lavoro perché voleva godersi la vita, e lo abbiamo detto. Per quello che riguarda Calzone, innanzitutto vediamo se questa cosa si concretizzerà, ma se dovesse concretizzarsi e Calzone andasse a fare il CT di una nazionale, ma sfido chiunque a rinunciare ad una proposta del genere. Passi da collaboratore terzo, quarto, comunque insomma uno dei collaboratori di, per carità, di un allenatore importante come Spalletti in un club prestigioso come il Napoli, a fare il commissario tecnico di una nazionale che non è neanche proprio l'ultima delle nazionali, perché parliamo della Slovacchia. Insomma, non è che è andato nell'Africa profonda oppure ad allenare, che ne so, una nazionale in Australia, con tutto il rispetto per chi ci sta. E quindi penso che chiunque, se veramente questa cosa si concretizzasse, avrebbe fatto una scelta del genere, credo almeno. Poi, per carità, io non devo decidere per nessuno e ne devo difendere nessuno, ma non mi sembra che stiano scappando da Napoli. No, non mi sembra proprio. Kvaratskhelia e Olivera domani saranno a Castelvolturno? Sì. Ci chiedo. Perfetto. Sì. Ok, ok, quindi risposta e aggiornamento anche per chi tra i nostri amici ci chiedeva. Piccolo break pubblicitario e ritorniamo. Rientriamo in diretta, ancora qualche minuto con la nostra Italia, anche al telefono, vediamo chi c'è, pronto? Buonasera Silvia, sono Peppe. Ciao Peppe, benvenuto. Bene, grazie, un saluto anche a Italia. Niente, volevo dire... La spada di Damocle dei procuratori, sì. Si sono ritrovati la maggior parte di questi campioni come Dybala, Pogba e tutti gli altri a parlare nel processo e non trovano più squadre, perché le richieste che hanno fatto sono esorbitanti. Che mi risulta, almeno così diceva nel giornale dell'epoca, che una certa cifra la Juve l'aveva offerta di Bala, ma la ritenne troppo bassa. E adesso pare che con 5-6 milioni di euro si vorrebbe accasare. Di Bala è un calciatore che ha saltato diverse partite l'anno scorso, anche 2 anni fa. Non è fisicamente a posto. Io preferirei molto di più Del Feu, perché Del Feu corre, ma Dybala cammina, l'abbiamo visto l'anno scorso, Dybala cammina. È pur vero che con l'uscita di Insigne e Mertens abbiamo perso i due cecchini dai 25 metri sulle punizioni, non ne abbiamo più, almeno non credo che ci sia qualcun altro che possa tirarla. Questo è pur vero. Il discorso che voglio fare io per quanto riguarda la campagna acquisti fino a questo momento, a me sembrerebbe buonina, va bene, ma mancano due calciatori, un sostituto di Anguissà, sono due centrocampisti, un sostituto di Fabian, perché probabilmente Fabian farà tribuna quest'anno. E per quanto riguarda poi la preparazione che dicevate tu a Italia, volevo sottolineare che questo è un campionato molto, molto, molto anomalo. Prima perché ci sarà un mercato che è aperto fino al 31 gennaio, perché sarà sempre aperto, perché il campionato verrà interrotto a novembre e quindi per i mondiali ci troveremo
molto probabilmente con squadre che debbono andare al, che debbono dare calciatori per il mondiale, e quando ritorneranno, io non lo so in che condizioni torneranno, torneranno. Certo. E quindi il lavoro dei preparatori atletici adesso deve essere, secondo il mio modesto avviso, fatto in un determinato modo, e considerando anche questa interruzione, probabilmente partiranno a razzo parecchi adesso, per poi spendere tutte queste 15 partite consecutive, uno ogni 3 giorni. Sì. Poi c'è la sosta, sì, però per la sosta per alcuni, per altri no, è perché vero, continueranno. E a 50 gradi all'ombra, ma non so se mi spiego. Hai fatto, guarda Peppe, hai fatto un'ottima analisi, questo è da mettere in cantiere, da mettere in preavviso per una stagione imprevedibile. Se non hai altro da aggiungere, ne ragioniamo. Voglio aggiungere solo questo e poi basta. Penso che il Napoli si voglia arrivare anche in un Champions, non parliamo di scudetto ancora, perché ce ne vuole ancora. Deve prendere almeno 2-4 calciatori. 2 centrocampisti sicuro. Vi ringrazio te e a Italia, e vi lascio la buona serata. Grazie mille, ciao Peppe, un abbraccio. 2 centrocampisti per altrettanti che escono? Per forza, Siller, io dico ripetita Juventus. Sembra che diciamo sempre le stesse cose, ma non è che le diciamo noi le stesse cose. La strategia del Napoli è sempre la stessa e non cambierà mai. Uno esce, un altro entra. Uno esce e un altro entra. Se non si liberano le caselle, non arriveranno calciatori nuovi. Ed è così, c'è poco da dire. Poi sul calciatore, diciamo così, di fantasia, diciamo d'Olofeo, insomma, per esempio, dobbiamo capire una cosa, che quell'entrata lì è determinata dall'uscita di uno, per esempio, come un as. Ne abbiamo parlato anche recentemente, si parla poco di un as, ma lui è un calciatore fondamentale per liberare la casella. Tra l'altro non ha voglia di rinnovare, ha fatto una stagione pessima l'ultima, quindi poi bisognerebbe anche capire che cosa passa per la testa di certi calciatori, con delle pretese che non sono chiare, onestamente. Però facciamo questo esempio, un as può escere e può venire d'Olofeu, non era legata alla vicenda Mertens, poi qui dovremmo aprire un altro capitolo. Il discorso dei centrocampisti è giustissimo, io però aggiungo e sottolineo al nostro amico che Spalletti vuole un sostituto di Lobotka, vuole un calciatore che possa fare il ruolo di Lobotka quando lui non sarà disponibile. Poi bravissimo a sottolineare il discorso di Anguissa. Anguissa è uno che farà la Coppa del Mondo, il Mondiale, quindi come tornerà da lì? È anche vero che ci saranno squadre che giocheranno meno partite rispetto ad altre, perché non so quanto andrà avanti il Camerun, però che ne sai, può darsi che te le fa parecchie, e alla fine abbiamo visto come è tornato poi Anguissa dopo la Coppa d'Africa lo scorso anno. Insomma, sono tutta una serie di considerazioni importanti che vanno fatte, ma noi possiamo dire quello che vogliamo, se non escono calciatori non entrano di nuovi. Molto chiara, Ida, io ti ringrazio, ti saluto e poi domani ci ritroveremo per fare un punto, no? Certo. Sulla squadra che si sarà ritrovata a Castelvolturno. Un abbraccio. Buonasera e buon proseguimento a tutti. Ciao, ciao. Ciao Ida, grazie. Allora, ci prepariamo a raggiungere via Skype il dottor Franco Di Stasio, che oggi ha firmato un bel fondo, un bel editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, però vediamo al telefono chi c'è. Pronto? Ciao Silver, sono Giancarlo. Ciao Giancarlo. Buonasera. Ho bisogno che tu dia voce perché mi arriva volume basso. Ecco, ah, buonasera Silver. Ora sì, ciao Giancarlo. Ciao. Posso parlare? Sì, certo. Dunque, volevo prima di tutto, mi ha fatto venire in mente l'amico che ha parlato prima, Marco Spitz. Volevo ricordarti che quando è stato battuto il suo record, tutta il battage intorno a Phelps, no? A Michael Phelps. Sì, a un certo punto alle Olimpiadi lui ha perso, mi sembra quella dei 100 metri via libero, il 200, perché vince un croato, uno sloveno. Sì. E poco prima. Però ormai era tutto il battaggio, era preparato. Dice sì, è arrivato prima, però non ha spinto bene tutto
sull'arrivo, non so se te la ricordi, questa grande figura del Comitato Olimpico. No, non lo ricordo benissimo, però mi fido del tuo resoconto. Ah, va bene. Poi volevo dirti un'altra cosa. Ma vedo che Meret ha una pessima stampa. Ma è talmente, non so perché si accaniscono, è stato sfortunato, insomma. Ma proprio come se fosse l'ultimo dei giocatori. Allora Mancini è scemo che lo convoca in nazionale. Io non lo so, tu che ne pensi? La penso esattamente come te. Ah, va bene, mi fa piacere allora. Cioè non è fortunato, almeno per ora. Poi dopo, tra poco ne ragiono con Franco Di Stasio, però ora Meret veramente non ha, o Meret, non ha niente da chiedere più, nel senso che aspettava la fiducia, aspettava delle garanzie tecniche, aspettava garanzie di impiego. E la società ha preso una bella posizione, per quanto Spalletti invece si fosse esposto a favore di Ospina. Oggi Meret firmerà un contratto fino al 2027, quindi tocca solo a lui. Tocca a lui diventare leader, tocca a lui dimostrare di essere bravo così come noi sappiamo che è sempre stato bravo. Tocca a lui prendersi il Napoli. E poi vedrai come succede sempre, specie in Italia, perché quello è costume italico, le firme, i giornali, i commenti, i giornalisti poi si accodano, prendono la scia. Ho capito. Se... Vabbè. Silver, ti lascio al tuo lavoro. Io ti ringrazio molto, Giancarlo, è sempre un piacere. Che mi fate tutti quanti in questi pomeriggi, io ormai qua passo mia moglie mi ha trovato davanti al televisore spento. Ho detto sto guardando la televisione, proprio lo strumento. Vabbè, sei grande, sei grande. Ti saluto. Grazie Giancarlo, un abbraccio fortissimo. Un abbraccio fortissimo. Allora, il nostro amico, il dottor Franco Di Stasio, firma così sul Corriere del Mezzogiorno: il calcio rischia la disaffezione come la politica. Il rischio di una disaffezione diffusa, noi l'avevamo denunciato con forza e poi sicuramente ci sarà qualcuno tra i nostri fruitori, amici che ci seguono, che mi dirà: ma sei stucchevole? Ancora con il 2018? Ebbene sì, lo rivendico. 4 anni fa quell'epilogo tragico di campionato fu un calcio, fatemelo passare, negli zebedei a tantissimi appassionati. E la disaffezione strisciante, il rischio c'era e si è deciso di correrlo. Poi oggi c'è tutto il resto, c'è il modo in cui viene trasmesso il calcio, devi pagare di qua, di là. Poi devi pagare ancora una, basta pagare, perché quella è l'unica cosa che non manca mai, pagare anche per un segnale di diffusione video, come racconta Franco nel suo editoriale, che se sei fortunato c'è, se sei meno fortunato va e viene, se sei proprio sfigato ti ripropone al 60esimo magari della partita quello che accade o che è accaduto o che accadeva al 10° del primo tempo. Va bene, Doc, come stai? Così. Benissimo, grazie Silver, è sempre un piacere partecipare con te e con la tua equip, con la tua trasmissione, perché poi alla fine ci legano un modo di vedere lo sport molto comune, quindi è veramente un grande piacere stare con voi e con tutti i telespettatori di Canale O. Sai che è reciproco, così come la grande stima. E allora c'è però questo rischio, cioè io sono partito dal 2018, ma poi tanti fattori si sono moltiplicati. Io sono partito addirittura in un'analisi un po' più complessa dal 1978. Scrivo questo articolo sul Corriere del Mezzogiorno, dove sai che c'ho la mia rubrica, e dove parlo di un professore del quale ho un ricordo fantastico, il professore Cittadini. Il professore Cittadini è uno scienziato, io avevo 20 anni, ero un giovanissimo studente di medicina, e lui mi diceva: guardate ragazzi che qua c'è un pericolo serio, ormai sono anni che lo stiamo dicendo tutti gli scienziati, c'è la possibilità che aumenti la temperatura media terrestre di un grado e sarebbe un disastro per la siccità, per i nevai, insomma tutto quello che poi si è verificato. Ma eravamo tutti quanti ottimisti perché si pensava che qualcuno ci mettesse le mani. Invece ci troviamo nel 2022, abbiamo visto la tragedia della Marmolada, che molte persone dovrebbero anche porsi una mano sulla coscienza per quello che è successo.
stiamo assistendo al nulla della politica e poi ci si lamenta che il 60% non vanno a votare. Nel calcio uguale. Se voi parlate esclusivamente, dico voi addetti ai lavori, di contratti, di plusvalenze, di ingaggi, di bilanci, lo sport è un'altra cosa, lo sport è passione. Proprio tu e io, sì, perché abbiamo la passione per altri sport, anche il ciclismo, il tennis. Certo. Non va bene. Noi abbiamo visto che ai mondiali di nuoto, Greg Paltrinieri, ma anche la nazionale, gli altri nuotatori, hanno dato lustro all'Italia. Ed è sai, una cosa anche strana, in un periodo di siccità vince uno sport d'acqua. È quasi un messaggio di ottimismo. Ma io di Greg Paltrinieri non so quanto guadagna. Ed è questa la cosa più importante. Io non posso tollerare che si continui a parlare di bilanci per gente che fa la vita dei miliardari. È controtendenza, è assurdo in un periodo del genere. Allora io credo che bisogna che queste persone si passino una mano sulla coscienza, perché altrimenti allo stadio ci andranno solamente i tifosi di uno, del presidente o i contestatori, ma lo sport è amore, aggregazione e condivisione. Quindi c'è il rischio che le nuove generazioni, il calcio, non lo seguano più. Hai toccato un altro tasto che è di straordinaria, per quanto non ci piaccia, attualità. Com'è possibile, secondo te, Franco, ti chiedo un'interpretazione di questo fenomeno che abbiamo esportato dalla storia, da tanti secoli fa e dalla splendida terra toscana, dei Guelfi e Ghibellini che ormai accompagnano le vicende che invece, come dicevi tu, dovrebbero unire le vicende della maglia. Non ti sento bene, Silvio. Mi senti meglio ora? Penso meglio, adesso sì, adesso sì. Hai perso il mio passaggio, cioè io ti chiedevo un'interpretazione sul fenomeno che abbiamo mutuato da tanti secoli or sono e dalla splendida Toscana dei Guelfi e Ghibellini, che è un fenomeno che va in controtendenza rispetto al messaggio che invece dovrebbe unire tutti attorno alla passione che poi è la maglia. Perché questo è così amplificato a Napoli oggi? Perché non ci si unisce tutti intorno alla passione. La passione è un'accezione positiva, ma se ci si aggrega o si vuole aggregare tutti contro, verso il bilancio, verso il danaro, non è così, perché a quel punto vale dividi et impera. La passione è condivisa, il bilancio positivo o il profitto non vuole condivisione, vuole sopraffazione. Ecco perché ci si divide su tutte queste cose. Ed è veramente imbarazzante, perché poi chi ne pagano le conseguenze sono gli attori principali che sono i calciatori. Io prima ti sentivo parlare anche di Meret, sì. Anche la gestione di Meret. Tu sai che io sono concorrente anche del calcio di moltissime squadre, collaboro anche con Calcio Napoli, ho un grande rispetto per la società, per il presidente, amo questa maglia. Però anche la gestione di Meret è stata una gestione dissennata, perché quando tu confermi un portiere e lui sa che l'allenatore attuale magari gli preferiva ancora quell'altro che è andato via, adesso sta lui, adesso deve dimostrare, come hai detto tu, ancora più con ferocia, con forza e di quanto vale. Però gli abbiamo reso la vita un po' complicata, questo è l'andato di fatto. E anche su questo ci sono fatti quel Fieghi Pellini, gli Orazzi e i Curiazzi, i Merettiani e gli Finiani, i Merettiani e gli Aureliani. E, insomma, è stata veramente una cosa stupevole. È la politica portata allo sport. Non è lo sport che ha educato la politica, è la politica che ha invaso, ha contaminato, ha contagiato lo sport. Sottoscrivo anche le lettere. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, Franco, poi di rientro, anzi vediamo se c'è un telespettatore in linea, almeno lo salutiamo. Pronto? Ciao Silver, sono Umberto da Piazza Nazionale, attendo la pubblicità. Ah, grazie Umberto. Perché ha detto tutto il professore, quindi due minuti. Mi limiterò a mettere giusto qualche puntino su lei. Bene, due minuti e siamo da te. Grazie. Eccoci, rientriamo in diretta, devo prima rispondere. Allora, Vinny, ma no, ti devo chiamare per nome e cognome quello reale, Vincenzo Bussone, perché altrimenti poi mi scrivi in privato e dici fai menzione esatta al mio nome reale, al mio cognome, e però Vincenzo, ti dimostri, per quanto
tu sia anche persona esperta, attempata e canuta, tifoso della Juventus. Fatelo dire. Come scrivi? Mi scusi, signor Mele, vuole chiedere al dottore se la mancanza di vittorie del Napoli è la causa per la quale il tifoso si disaffeziona? Che io ora che cosa ti dovrei rispondere, Vincenzo? Ti potrei rispondere da... Vai, Franco, e poi c'è anche un bel... Io ho tifato Napoli anche in Serie C, e forse ho tifato Napoli ancora di più in Serie C, perché la passione o l'amore per una squadra non si vede in base alle vittorie. Se poi queste vittorie per 9 anni consecutivi, il 70% o l'80% potrebbero essere anche un poco discutibili, beh, io mi tengo il mio tifo per il Napoli, a dire la verità. Chapeau. E penso che avrà convinto anche Bussone. No, perché il signor Vincenzo Bussone è sempre teso al negazionismo storico. Per lui e per quelli come lui Calciopoli non è esistita e tutto. Quindi, ragazzi, io vi dico una cosa. Umberto, per me il negazionismo, se storico, è equiparabile a reato. Vedete cosa vi dico? Perché non si può inquinare la storia. È quello che nella storia è stato decretato. Stop. Quella è la storia. Quella è storia. Quella è storia, voglio dire, dai tempi di una Timone, brutta storia. Dai tempi in cui noi eravamo ancora in fascia, voglio dire. Che diamine. Almeno io, tu non eri ancora nato, secondo me, Silvia. Mi sono perso anche l'unico scudetto del Toro dopo Superga. No, per allora, un anno me lo sono perso. Se posso parlare 2 minuti interrompendo te, e naturalmente. Vai, ti ascoltiamo. Ma giusto per mettere un inciso, voglio dire. Allora, io condivido al 1000% quello che ha detto il professore, nella misura in cui, allora, il calcio è un'azienda particolare, cioè non si basa su principi economici, ma su principi sentimentali. Quindi noi discutiamo di passione. Io ho 54 anni, quindi io andavo allo stadio a vedere il Napoli di Vinicio. Ho ricordi molto vaghi, però ricordo bene per esempio il Napoli di Kroll e di Diaz, e poi vabbè gli anni meravigliosi dall'84 al 91. Ma io dopo il 91, io andavo allo stadio a tifare Napoli. Io sono stato allo stadio a tifare Napoli in Serie C. Perché dico questo? Perché la pecca più grande di questa proprietà è che ha distrutto la passione dei tifosi. Perché sentirsi dire da un proprietario: voi eravate nella merda, se non era per me non avevate neanche i palloni. Azzerare tutta la storia precedente e ricordarsi di Dios solo per mettere la foto sulle magliette. Continuare a dire: voi siete dei cafoni perché volete vincere, siete vessati, siete sottomessi, per questo avete questa idea di dover vincere. Nonché poi, per quanto mi riguarda, che ovviamente da uomo di 54 anni, per fatti concreti, capitare quelle 3-4 occasioni in 18 anni, al di là delle ruberie di quelli che hanno sempre rubato storicamente, Silver, ma quelle 3-4 volte che tu hai avuto l'occasione di fare qualcosa, per, attenzione, di provare a vincere, come si è riempito la bocca un mese fa e poi ha taciuto ringraziando a Dio, non ha parlato più, sperando che non parli più fino a Natale, ok? Allora, quando avevi l'occasione di provare, perché per noi tifosi del Napoli, anche se tu ci avessi comprato Politano, che si è rivelato un giocatore medio, Verdi, che si è rivelato un flop, piuttosto che Grassi, Regini, Macac, Milic, e mettiamoci tutti il resto a prezzo, per dire: a gennaio ci ho provato, Cammafà è andato male, ma io ci ho provato a vincere. Non l'hai neanche fatto. Tu hai avuto la faccia tosta di dichiarare: che cosa devo migliorare? Siamo primi in classifica, ok? Continuando poi ogni anno a dirci, sempre a noi tifosi, perché io parlo da tifoso, non sono un competente di pallone, sono un tifoso, e a me interessa arrivare secondo, io firmerei per mettere la firma per arrivare in Champions ogni anno. Caro signor De Laurentiis, se non fosse per i nuovi regolamenti, tu la musica della Champions non la sentivi neanche nelle radioline, ok? Se no facevi 2-3 volte la Coppa UEFA arrivando secondo. Quindi è inutile che ti riempi questa bocca che in questi 18 anni ci hai fatto arrivare 11 volte in Europa. E soprattutto non vituperare tanto quelli che sono i tuoi clienti,
perché, e ti assicuro Silver, li sta perdendo ogni giorno uno a uno. Sono pochissimi ormai quelli che continuano ad appellarsi al bilancio, alle regole, alle riserve. E poi invito tutti, se volete una lezione di bilancio, di riserve, di utili, di ammortamenti, di cartellini negli anni e quant'altro, vi potete tranquillamente contattare su Facebook, su Messenger, ve le do io tutte le lezioni che volete, perché state tranquilli che il bilancio economico è una cosa, ma giustamente, come diceva il professore, l'azienda calcio è basata sulla passione e lui ce l'ha fatta perdere, ci ha fatto venire lo schifo, almeno a me ha fatto venire lo schifo, ripeto, al di là dei torti e delle ruberie di quelli che non meritano neanche di essere nominati, perché è gente che ha rubato sempre e pur di giustificare questa ruberia fa finta di niente. Però io dico l'ultima cosa e poi vi lascio e chiedo la risposta del professore. Dov'era la società Calcio Napoli quando tu menzioni sempre quel maledetto 2018? Dov'era dopo Cagliari-Juventus? Dov'era dopo Fiorentina-Juventus? Dov'era dopo Torino-Juventus? Dov'era dopo Lazio-Juventus? Dov'era dopo Inter-Juventus? Perché ha parlato a luglio quando ha presentato la campagna abbonamenti? Vi abbraccio. Ciao Umberto, un abbraccio professore. Un abbraccio. Il sorrisino che mi è venuto fuori era ancora legato al 2018, perché l'elenco che tira fuori il nostro amico Umberto è talmente lungo che mi dà certezza, per quanto non lo sapremo mai, che il Napoli di Sarri è una delle cose più belle, perché poi c'è tanta rabbia in quello che dice Umberto, ma tante cose sono vere parzialmente, perché se tu hai e tiri su negli anni, ma poi lascerò la risposta esclusivamente a Franco, una creatura tanto bella come il gruppo del 2018, quello viene fuori non per scherzo o per fortuna, viene fuori attraverso la progettualità, e perché quella era una squadra favolosa e noi qui nei 18 anni abbiamo visto passare campioni che in una ideale classifica dei calciatori più forti di tutti i tempi, maglia azzurra, ecco, molti sono proprio appartenenti a questi 18 anni. Dobbiamo dirla, noi le cose le dobbiamo dire tutte, non parzialmente, perché poi è forte anche il senso di antipatia nei confronti di un personaggio piuttosto che di un altro. Concludo, Franco, dandoti la palla, dicendo solo che sono sempre più convinto, caro Bussone, anche per te, che quel campionato 2018 il Napoli lo avrebbe vinto in un paese normale e in un campionato soprattutto normale con almeno 8 punti di vantaggio, 8 punti di vantaggio sulla Juventus. Franco, eccomi da te, hai una bella risposta da dare ad Umberto. Umberto, persona assolutamente colta, per visto i temi che ha trattato, però ha commesso un piccolissimo errore sul quale io sono completamente in disaccordo. Quando lui si autodefinisce tifoso non competente. Nella parola tifoso, secondo me, è compresa la competenza, perché tu puoi essere tifoso, quindi puoi essere innamorato di una cosa, se questa cosa la conosci nella sua intimità, altrimenti non sei un tifoso, poi sei un conoscitore. Il tifoso è competente, noi tifosi dobbiamo rivendicare il rispetto che ci si deve anche per la nostra competenza, anche perché non parliamo di fisica nucleare, parliamo di un gioco e nel gioco c'è il gioco delle parti e si è sempre detto che il tifoso è il dodicesimo uomo in campo, quindi non ci si può dire che siamo il dodicesimo uomo in campo e poi dire che siamo una massa di vabbè, lasciamo perdere che cosa. Quindi Umberto, la sua autostima sul fatto di tifoso deve migliorare, perché io sono convinto che lei come me, io ho un po' più di anni di lei, ho 64 anni, quindi 10 anni di più. Magari in questi 10 anni ho maturato l'idea che il tifoso è un grande competente che può insegnare tante cose a tanti. Poi per quanto riguarda un po' l'andamento di questa società ha dei meriti e dei demeriti. I demeriti sono evidentissimi, perché noi siamo da anni che competiamo in un sistema molto complesso dove è difficile vincere. Noi dobbiamo renderci conto che già competere ad alti livelli con queste regole è complicato. Oggi non c'è un investitore con un minimo di cervello che possa pensare di investire nel calcio, perché sono troppe regole sbagliate, troppi interessi, troppi atteggiamenti quasi al limite dell'illegalità, ne abbiamo viste tantissime. Quindi noi dobbiamo dare onore a De Laurentiis, che in un sistema
perfido, è riuscito a ricavarsi un posto anche importante. Poi che la comunicazione del calcio Napoli non è che sia perfettibile, è da rifare, questo senza dubbio. Che il presidente deve stare zitto, questa è un'altra certezza, perché io non ho mai visto un proprietario che interviene, specialmente in momenti in cui non deve intervenire. Se io vado a mangiare in un ristorante stellato e lo chef, mentre io sto mangiando, esce, dice: guardi, ma io ho tantissimi problemi economici, ho il problema dei bilanci, devo tagliare la paga al cuoco e devo ridurre il costo di certe cose, ma io dico: guarda, ma io voglio mangiare il piatto. Ecco, noi, loro sono degli usufruitori, noi siamo degli usufruitori di uno spettacolo, loro insomma preparano questo spettacolo, ma deve essere adeguato a quello che noi ci aspettiamo. Io sono stanco di sentir parlare esclusivamente di plusvalenze, di bilanci, la Filmauro, il 60%, il 92%, questo gli tagliamo. Quando in una squadra di calcio, quando in una società, si prende il più forte giocatore del mondo nel suo ruolo, è Koulibaly, e ad oggi non sappiamo se Koulibaly resta o va via, a me questa cosa da tifoso mi fa senso, perché io da tifoso voglio che Koulibaly, ma Koulibaly dico per dire il nome più importante che abbiamo, debba rimanere come rinforzo intorno al quale costruire una squadra. Ed ecco che subentrano poi i difensori, perché Koulibaly c'ha 31 anni, ma che vuol dire che c'ha 31 anni? Se oggi gioca Ibrahimovic che ce n'ha 40, magari averci Koulibaly ancora per 4 anni. Poi mi chiedo anche un'altra cosa, ma fare così significa fare azienda o fare profitto? Perché fare profitto è sull'immediato, fare azienda è sui tempi lunghi. Questa è la grande differenza. La sensazione è che attualmente si stia facendo più profitto per l'immediato che azienda per i tempi lunghi. E questo non vorrei che fosse una scelta legata forse all'uscita da questa società, anche parziale. Però noi dobbiamo riconoscere che questo presidente, in questi anni, fra mille criticità, che gli grido più che dirgli, ha fatto ottime cose. Ha fatto cose estremamente buone. Doc, siamo in chiusura. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Va bene. Sei un grande. No, grazie a tutti. Veramente è sempre un grande piacere parlare con voi. Un abbraccio fortissimo. Ciao Franco, grazie. Grazie. Un abbraccio a Tonino Varone. Che ora è in onda. Quindi linea al nostro TG. Appuntamento a domani.